Comunque, la volta scorsa abbiamo visto due cose sostanzialmente. La prima era prodotto matrice-matrice, ok? Date due matrici, se io ho due matrici, 2x2, anche il loro prodotto è 2x2, se io voglio sapere il numero che sta qui dentro, questa entrata è prima riga e prima colonna, quindi devo prendere la prima riga della prima matrice e la prima colonna della seconda. Prima riga e prima colonna. E di queste faccio il prodotto, quello che abbiamo chiamato prodotto scalare sostanzialmente. Moltiplico gli elementi uno per uno in ordine e sommo tutto, quindi 1 per 5 più 2 per 7, ok? Se vogliamo un'altra entrata, per esempio, quindi 1 per 5 più 2 per 7, a questo punto scriviamola anche, fa 19, ok? Se voglio un'altra entrata, per esempio questa sta nella prima riga, seconda colonna, quindi prendo la prima riga qui e la seconda colonna qui e rifaccio il prodotto nello stesso modo. 1 per 6 più 2 per 8. Okay. Primo elemento più secondo elemento. E questo viene 16, 6, 22. La seconda riga è uguale, solo che devo usare questi questa volta. Ok. Questa era la prima cosa che abbiamo visto. Seconda cosa che abbiamo visto era la cosiddetta eliminazione di Gauss-Jordan. Sostanzialmente, voi partite da un sistema lineare. Per x uguale b, scrivete quella che si chiama matrice estesa, cioè la matrice che si forma accostando A e B, uno di fianco all'altro. E poi fate dei passi di eliminazione di Gauss, quindi moltiplicate sommate a una riga un'altra riga moltiplicata per una costante tante volte. Prima sommate righe più in alto a righe più in basso, in modo da ottenere questa forma triangolare superiore. E poi di nuovo fate altri passi di eliminazione andando in alto, questa volta utilizzate per esempio la terza riga per eliminare questo elemento e per eliminare questo elemento e così via, in modo da arrivare a questa forma. Poi a questo punto, arrivati qui, moltiplicate ogni riga per una costante, o meglio, dividete tipicamente. In modo da far venire degli uni nella matrice. E a questo punto, una volta fatto tutto questo lavoro, quella che c'è qui è la soluzione x di A per x uguale b. Ok? Abbiamo visto che questa cosa è particolarmente comoda da fare quando ci sono non un solo sistema lineare, ma due sistemi lineari o più o tanti sistemi lineari, tutti con la stessa matrice A. AX1 uguale B1, B2,
A3 uguale B3. Posso semplicemente scrivere la matrice A una volta sola e i termini noti uno di fianco all'altro. A questo punto, se io prendo solo questo pezzo più uno dei termini noti a scelta, questo mi fa l'eliminazione di Gauss-Jordan per risolvere uno di questi sistemi lineari. Okay? In particolare, quindi quando ho finito, questo x1 che ho scritto qui è la soluzione di questo sistema lineare sopra, questo x2 è la soluzione di questo e questo x3 è la soluzione di questo. E l'ultima cosa che abbiamo visto è che i passi di eliminazione di Gauss sono equivalenti, cioè sono la stessa cosa che non moltiplicare a sinistra tutta questa matrice estesa per quelle che si chiamano matrici di eliminazione, cioè matrici del tipo assomigliano a quella che abbiamo chiamato matrice identità, solo che hanno un elemento in più qua. O in generale in qualunque altro posto, se vogliamo fare, se vogliamo eliminare la terza riga usando la seconda riga, verrà qualcosa di questo tipo. Okay. E quindi quello che ho scritto qui sopra con una freccina, che non è molto formale, potrei scriverlo anche in questo modo. Prendo A, B1, B3. Il primo passo corrisponde a moltiplicare a sinistra per una certa matrice 1. Il secondo passo corrisponde a moltiplicare per una certa 2. Se faccio k passi avrò un k qua e il risultato di questo prodotto, tutto questo lavoro, scusate, qua avrei dovuto scrivere degli zeri che non ho scritto, questo x1 x2 x3, questi passaggi che abbiamo chiamato con una freccina in realtà sono moltiplicare a sinistra per delle matrici. Questa è un'uguaglianza vera, questo è proprio uguale a quello della matematica. Oggi vediamo come questa cosa si può utilizzare per costruire delle matrici inverse. La cosa che faccio è una cosa che abbiamo fatto in un caso particolare la volta scorsa. La volta scorsa, se vi ricordate, eravamo partiti da una certa matrice, adesso non mi ricordo più qual era, e avevamo preso come termini noti tutti i vettori fatti con un 1 in un'entrata e degli e degli zero su tutte le altre entrate. Notate che questa era quella che abbiamo chiamato matrice identità. Lo ricordate, la matrice identità era definita come la matrice che ha zero ovunque e uno sulla diagonale. Se io faccio l'eliminazione di Gauss-Jordan riuscirà ad ottenere invece la matrice identità qua e un'altra matrice.
l'altra volta sono partito da un'identità a destra, ho fatto tante operazioni su righe e sono arrivato a un'identità a sinistra. La matrice che ho scritto qua, chiamiamola D per esempio, e chiamiamo A la matrice da cui siamo partiti, soddisfa questa proprietà. Soddisfa che A moltiplicata per D fa l'identità. Ok, moltiplicando a destra, questa D sta per a destra, ottengo l'identità. Perché? Questo è praticamente è quello che vi ho detto prima, sostanzialmente mascherato in qualche modo, che cos'è la prima colonna di D? È la soluzione di un certo sistema lineare, vale a dire AX1 uguale 1, 0, 0. Okay. Quindi vi dice che e questo vi verifica la prima colonna di questo prodotto matrice vettore, questo prodotto matrice matrice, ok? Che se io faccio A moltiplicato per questo x1, per questa prima colonna di questa matrice D scritta qui sopra, ottengo la prima colonna della matrice identità. E la stessa cosa chiaramente succede per le altre colonne. Se io prendo la seconda colonna di questa matrice D e la moltiplico per A, ottengo la seconda colonna della matrice identità, la terza, e ottengo la terza. Questa è sostanzialmente la stessa cosa che vi ho detto prima, che fare il prodotto matrice-matrice corrisponde a moltiplicare A una per volta per tutte le colonne della matrice che ci metto a destra. Niente di nuovo. Quello che vi dico adesso è che facendo questa costruzione abbiamo costruito anche una matrice perché facendo Gauss-Jordan abbiamo costruito anche una matrice che è moltiplicata a sinistra per A dall'identità. Vediamo se riuscite a capire dov'è la matrice S sinistra. Che S per A uguale all'identità. Qual è? Esatto, corrisponde questa matrice, il prodotto di EK e K-1 fino a E1. Perché? Perché se voi prendete prendete solo un pezzo di questa tabella che abbiamo scritto. Dimenticatevi che esiste questo pezzo a destra. Quello che abbiamo scritto è che S moltiplicata per le colonne di A1 a 1 fa la matrice identità. Degli eponi. Hai
No, anche ieri abbiamo fatto il prodotto in quest'ordine, se ci pensi, perché ieri cosa abbiamo fatto? Ieri abbiamo preso la nostra matrice di partenza, che era A identità, e l'abbiamo moltiplicato per una certa matrice che abbiamo chiamato E1. Okay. Il risultato era, una certa matrice, diamogli un nome, chiamiamola B. Poi cosa abbiamo fatto? Poi abbiamo preso la QLSA B, risultato parziale a cui siamo arrivati, e l'abbiamo moltiplicata per un'altra matrice. E 2 per B uguale, siamo arrivati a una matrice nuova. Okay, questa B come era fatta? Questa B era il primo passo, cos'era? Era fare uno 0. Generare uno 0 in questa posizione. Secondo passo era generare uno 0 in questa posizione. Poi cosa si faceva? E 3C uguale a una nuova matrice. Cosa si faceva? Si generava uno 0 qui sotto, in riga 3, colonna 2. Se vuoi scriverlo come un prodotto solo, questo cosa vuol dire? Questo vuol dire che devi fare E1 per A identità, e questo ti darebbe B, poi lo moltiplichi per E2 da questo lato, quindi per E3 da questo lato, e ti viene D. Questo da D, questo da C. E poi E3 per C da D. L'ordine è davvero quello. Benissimo, arriviamo alla prima cosa interessante, prima cosa che potremmo chiamare teorema se vogliamo, che è matrice S che abbiamo costruito in questo modo. E la matrice D che abbiamo costruito in questo modo sono uguali. Ok, ricordate come erano definite. Questa S costruita così è uguale a questa D che compare qui. Per la dimostrazione devo semplicemente girare un po' di parentesi. Facciamo questo prodotto SA per D, S per A per D. Vi ho detto che non importa come mettiamo le parentesi quando facciamo un prodotto matrice vettore. Quindi da un lato sappiamo che questo è uguale all'identità, quindi viene identità per D, ma moltiplicare una qualunque matrice per la matrice identità la lascia invariata. È una delle cose che abbiamo detto ieri. 2 giorni fa, martedì. Quindi qua è lunedì. Qua cosa succede? Anche A per D fa l'identità. Quindi qua viene S per identità, fa S. Scriviamolo per bene, cosa abbiamo detto? Che se facendo l'eliminazione di Gauss ottengo valori non zero sulla diagonale. Ricordate, questa è una cosa che abbiamo detto 2 lezioni fa, che l'eliminazione di Gauss riesco a farla solo se non capitano valori zero sulla diagonale. Avevamo visto un esempio in cui non funzionava. Avevamo visto un esempio in cui, per esempio, fatto il primo passaggio, arrivavamo a qualcosa di questo tipo. E allora eravamo nei guai perché non riuscivamo più a invertire, a continuare, dovevamo dividere per zero a un certo punto.
diciamo, se facendo l'eliminazione di Gauss ottengo valori non zero sulla diagonale, quelli che vi ho già introdotto questo termine, lo vedremo meglio in questa lezione, nelle prossime, quelli che si chiamano pivot. Pivot sono in generale i valori che stanno sugli angoli quando fate l'eliminazione di Gauss, sugli angoli della... Allora, esiste una matrice che chiamo, come la chiamo? È la stessa matrice di S, adesso gli ho dato tanti nomi, chiamiamola così, chiamiamola A alla meno 1, tale che A per A alla meno 1 uguale a alla meno 1 per A uguale all'identità. In tutto questo cosa che non ho scritto? A deve essere quadrata. Questa cosa funziona per ogni A matrice quadrata. Rigorosi, questo avrei dovuto scriverlo qui. Per ogni A matrice quadrata sto facendo l'eliminazione di Gauss, ottengo il pivot. Però dimostrazione l'abbiamo già dimostrato sostanzialmente, no? Abbiamo detto che facendo l'eliminazione di Gauss-Jordan produciamo una matrice D tale che A per D è uguale di identità, produciamo una S tale che A per S per A è uguale identità, e sono uguali, quindi la stessa matrice soddisfa queste due. Se vi ricordate abbiamo già parlato brevemente di una matrice chiamata A-1, e vi ho detto che questa matrice era la matrice che costruiva le soluzioni di un sistema lineare. Vi ho fatto vedere la prima lezione, abbiamo già incontrato un'inversa. Uno dei primi esempi che abbiamo fatto era con questa matrice. Avevamo detto che la soluzione di AX uguale B1, B2, B3 per ogni appartiene a R, appartenente a R, era data da B1 B1 più B2 B1 più B2 più B3, ok? Un vettore con antecedente le tre somme. Questo ve l'avevo scritto come matrice per B, okay. Quello che si era visto era che detto un qualunque B1, B2, B3, per sapere la soluzione di questo sistema lineare, tutto quello che devo fare è prendere il B da cui sono partito e moltiplicarlo per questa matrice, ok, vi do B1, B2, B3 uguale 5, 0, 7, non dovete fare l'eliminazione di Gauss, dovete semplicemente moltiplicarlo per questa matrice, e questa matrice è l'inverso di A, effettivamente, okay. Potete verificarlo, no? Se volete possiamo fare facciamone uno dei due. Se volete ve lo lascio da fare a casa. Cosa succede? Prima entrata è 1 0 0 per 1 1 1, che è un 1,
seconda riga e qua questo fa 0 perché questo 1 si scontra con questo 0 si scontra con questo 1, questo 0 si scontra con questo 1, questo fa 0. Qui sotto cosa abbiamo? Meno 1 per 1 più 1 per 1 che fa 0, più 0 per 1 fa 0 di nuovo. Qui abbiamo un i, qui abbiamo uno 0. Anche verificarlo e fare per esempio il prodotto anche nell'altro senso, la identità anche lì. In generale, cosa è vero? Che se io so un'inversa di A, soluzione di x uguale b, dimostrazione, cioè anche questo è facile perché prendo ax uguale b, questi due sono uguali, li moltiplico tutte e due a sinistra per a alla meno 1, aspettate che faccio di un altro colore. Per B, a questo punto cambio le parentesi, faccio prima questo prodotto e questa è l'identità. Letto un'inversa qui, ho scritto così. In realtà potevo scrivere anche l'inversa, perché l'inversa ce n'è solo una. Perché abbiamo detto che la condizione per cui ci fosse era che non c'era, non ci fossero pivot zero. Dimostrazione è quasi quella che abbiamo fatto prima. Supponiamo di avere due inverse, non chiamiamole tutte e due a meno 1, sennò si fa confusione. Siano BC, due inverse. Allora cosa faccio? Faccio la stessa cosa di prima, ne moltiplico una a sinistra e una a destra. E metto le parentesi in due modi diversi. Uguale O questo modo buffo in cui abbiamo scritto le disuguaglianze, le uguaglianze partendo dal mezzo sostanzialmente, poi scrivendone una a sinistra e una a destra. Questo è un modo che si vede abbastanza spesso di scrivere le dimostrazioni, perché visto così, cioè se uno lo legge e basta, se uno lo vede scritto, gli viene voglia di partire da qui e sembra un po' magico, no? Perché dice prendo C, lo moltiplico per I, poi scrivo B per A per C. Perché si è messo a moltiplicare per B3C. Però questo è il modo più comodo per verificare che davvero funzioni, perché così ogni uguaglianza che avete scritto è facilissima da verificare. Questo è facile, prendendo C la stiamo moltiplicando per I. Questo è facile perché abbiamo detto che B è un'inversa, quindi B per A uguale all'identità. E queste sono due facili da verificare. Queste sono una questione stilistica.
dunque, alcune proprietà di questa inversa con i numeri reali, voi sapete che se volete fare l'inverso di un prodotto, se voi avete due numeri, A per B, e volete fare l'inverso, allora vale questo. Questo per numeri reali è quasi una valenza. Per le matrici vale una proprietà molto simile. Vale che se voi avete un prodotto di due matrici, se A e B sono invertibili, allora un'inversa del loro prodotto, AB, chi è? Cosa bisogna dire? A alla meno 1, B alla meno 1, quasi. B alla meno 1, A alla meno 1. Dovete prendere il prodotto e farlo nell'altro verso. E in particolare, questo qua, AB è invertibile. Potrebbe anche non ammetterla del tutto un'inversa. Però io ve ne faccio vedere questa, vi dico che P meno 1 alla meno 1 è un'inversa e vi dimostro che funziona adesso. Dimostrazione. Cosa dobbiamo verificare? Un'inversa è caratterizzata da due proprietà, A per B uguale all'identità, l'inversa di una matrice C, chiamiamola C se no ci confondiamo, l'inversa di una matrice C è una caratterizzata da due proprietà, C per C meno 1 uguale identità, C meno 1 per C uguale identità. Quindi devo verificare queste due. AB, C per C meno 1 uguale all'identità, questa era la prima. C meno 1 per C era l'identità. Scriviamola, ecco, faccio prima. L'inversa. Queste due devono essere vere. Verifichiamone, cosa dobbiamo verificare? Che AB per B-1 a meno 1, dobbiamo vedere se è uguale all'identità. Di nuovo cominciamo a giocare un po' con le parentesi. Scriviamole così. A questo punto lui qui in mezzo fa l'identità. A per l'intera meno 1. Però qualunque matrice moltiplicata per l'identità dà se stessa. Quindi questa I scritta qui in mezzo. Posso buttarla via. Mi resta A per A alla meno 1 che è uguale all'identità. Questa è la prima delle più proprietà. E l'altra era che. No, l'altra era che. Scusate, non questa. L'altra era che il prodotto nell'altro verso doveva fare l'identità. Questa vi lascio verificarla da sola, è esattamente uguale. Se invece dovete fare l'inversa di una somma, per l'inversa di una somma non c'è una formula bella, anzi può benissimo succedere che se A e B sono invertibili, le sommate
e non c'è, e non è il mio primo nome diverso. Esempio di inverse. Partiamo dalle matrici di eliminazione, per esempio, che abbiamo visto. Abbiamo 1, 1, 1 e boh, mettiamoci un numero che vogliamo qui, 5 per esempio, e tutto il resto 0. Come si fa a calcolare la matrice inversa? Eliminazione di Gauss-Jordan. No, no, non devo chiuderla qui, devo scriverci di fianco l'identità. Devo fare? Devo, per eliminare questo 5 qui in basso, devo prendere la prima riga, scusate, devo prendere la seconda riga e sottrarre 5 volte la prima. Nuovo, su questo che le chiamo ABC, questo è B, meno 5A, seconda riga, meno 5 volte la prima. No, faccio un 1. E di là cosa mi viene? 1, 0, 0, meno 5, 1, 0, 0, 1. Finito. C'era un solo passaggio da fare, sono già arrivato all'identità. Qual è l'inverso di una matrice di eliminazione? È la stessa matrice di eliminazione, solo che c'ha un meno davanti a quel 5 che c'era lì. E questo, se volete, è lo stesso motivo perché c'è. Quella matrice era una matrice che faceva cosa? Prendeva le tre righe ABC, AEC le lasciava come erano e B lo rimpiazzava con primo uguale B meno 5A. Qual è il contrario di levare 5 volte la prima riga? Risommare la prima volta la cinque riga, la prima riga, cioè se io do A di primo e C, quindi queste sono una all'inverso dell'altra, queste due operazioni, il contrario di sommare 5 volte la seconda riga e sottrarre 5 volte la seconda riga. E se ci pensate un secondo, anche le altre operazioni che facevamo quando facciamo Gauss-Jordan, per esempio scambiare due righe, anche quelle corrispondono a matrici invertibili. A che matrice corrisponde scambiare due righe? Scambiare due righe corrisponde a passare da B1, B2, B3, scusate, lo scrivo con più spazio qui di qua, perché poi non lo scrivo più nella freccia. Scambiare due righe corrisponde a prendere B1, B2, B3. Per esempio, diciamo, scambiamo la seconda e la terza. B1. Com'è fatta la matrice che, se moltiplicata B1, B2, B3, ottiene B1, B3, B2? Questi sono i discorsi che abbiamo fatto ieri, no? Per ottenere B1 qui,
Quello devo prendere una volta di 1, 0 volte di 2, più 0 volte di 3. E qui sotto viene fatto così. Questa è quella che abbiamo chiamato una matrice di permutazione scambiante. Erano quelle che vi avevo detto, sono fatte con un 1 su ogni riga, su ogni colonna e tutto il resto 0. Anche P è invertibile, chi ha la sua inversa, se volete potete fare Gauss-Jordan, diciamo che bar ve lo dico io, l'inversa di P per P uguale identità. Altri esempi di matrici inverse facili in cui potete fare Gauss-Jordan ma finisce subito, ve li lascio se volete provare ad allenarvi a casa. Per esempio, se volete provare a trovare l'inversa di questa matrice, vedete, questa è una matrice che ha 0 sia sopra che sotto la diagonale. Queste si chiamano matrici diagonali. Esercizi, se volete. Di questa è una. Un altro esempio in cui non è troppo difficile fare Gauss-Jordan per intero è se avete una matrice che ha questo pattern, ok? E un altro sono non così, mettiamoli. Adesso mettiamoli sull'altra diagonale, ok, non più da in alto a sinistra, in basso a destra, ma il contrario. Anche questo non sono complicato da invertire. L'ultima cosa che vi dico è che questo l'abbiamo fatto per numeri reali. Razionali in realtà, però funziona anche in degli altri sistemi di numeri che avete visto. Vi ricordate una delle ultime lezioni dello scorso semestre? Vi avevo detto che esistevano degli insiemi che si chiamano campi, fatti con gli interi modulo in qualunque primo, nei quali potevate fare le operazioni a cui siete abituati dell'algebra, somme, prodotti e divisioni per cose diverse da zero. Ah, tra l'altro, queste slide, cioè questo PDF e il video di me che parlo saranno sul mio sito stasera, avete visto, o domani, non so esattamente cosa, presto comunque, avete visto che sulla mia pagina ci sono questi PDF e video. Ditemi se posso girare. Funziona genericamente per matrici vettori con elementi in un campo. Quindi quelli che abbiamo visto sono o i reali o gli interi modulo P. Reali.
canali. Questo sono degli interi con una P in basso, questo è una delle notazioni che. Esempio, tutti i problemi che abbiamo visto finora possiamo formularli in modo esattamente uguale. Per esempio, posso formulare che un sistema lineare trova. Che sono 2x1 meno x2 modulo in qualunque primo, per esempio 5, posso scrivervi. Questo cos'è? Questo è un sistema lineare modulo 5, un'uguaglianza tra interi in Z5. E quindi potete prendere questa matrice e farci Gauss-Jordan anche negli interi numero 5. Domande o sono più chiare? Posso andare? Per esempio, qual è una matrice 2x2, quindi si fa in fretta. Questa è la matrice del sistema lineare che vi ho scritto sopra. E facciamo Gauss-Jordan modulo 5. Come si fa? Scriviamo a destra una matrice d'entità e ci mettiamo a fare operazioni su righe. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo moltiplicare o dividere per qualcosa questa prima riga, questo 2, in modo che sommato a meno 1 faccia 0. Modulo 5 questa volta. Quindi chi ha questa volta? Serve che 2 moltiplicato per qualcosa faccia 1. Per 1 no, perché 2 per 1 fa 2, meno 1. 1 è 4, 2 è 4. Quindi devi sottrarci 2 moltiplicato per 2, meno 2. Qualcun altro ha detto 3, però meno 2 e 3 sono meno 5, sono la stessa cosa. B più 3A. Cosa succede qui sotto? La prima riga la riscrivo uguale, non cambia niente, e qui sotto viene meno 1 più 2 per 3, meno 1 più 6, 5, che è come dire 0. E qui questo entrata che ci devo scrivere 2 meno 2, scusate, 2 più meno 1 per 3, quindi meno 1. Ritorno. E qui sotto ci scrivo 3 volte. Passo successivo di Gauss-Jordan, cos'è? Sono arrivato a una matrice triangolare inferiore, devo tornare in su e devo eliminare. Questa qua. Che per
per fare questo, alla prima riga devo rimpiazzare prima meno terza. La seconda la riscrivo uguale. 3, 1, 4, 2, meno 0, qua c'è meno 1, meno meno 1, qua c'è 1, meno 3, che fa meno 2, giusto? Sì, ok, giusto. E qua c'è un meno 1. Adesso l'ultimo passo. Devo moltiplicare o dividere per qualcosa per far saltare fuori un 1 qui. Cos'è questa cosa per cui devo moltiplicare? Per 3 di nuovo, perché 2 per 3 fa 6, che vuol dire 5, come dire 1. E qui sotto, nella seconda riga, per caso devo moltiplicarla, devo moltiplicarla per meno 1. Meno 3, meno 1. Questa sarà... Infatti potete verificare che se non ho sbagliato i conti, questo dovrebbe fare identità, questo prodotto. Lui fa 2 per meno 1 più meno 1 per meno 3, 2 meno si semplificano, fa meno 2 più 3. Qui cosa abbiamo? Prima riga per seconda colonna. 2 per meno 3 che fa meno 6 più meno 1 per meno 1. Meno 6 più 1 che fa meno 5. Ok. Ma meno 5 abbiamo detto che è 0. Cioè meno 5 è 0 perché è un multiplo di 5. Potete verificare anche il prodotto nell'altro verso, però quello è superfluo perché abbiamo detto che se uno di questi due prodotti fa l'identità, allora anche scambiandoli l'identità. Okay. Mini pausa 2-3 minuti al volo, okay, per ricaricare un attimo la batteria, poi passiamo all'argomento dopo. Ultimissima cosa che forse avrei dovuto dirvi prima della pausa, che vale la pena sapere, è che ci sono matrici che possono essere invertibili in R, ma non invertibili in uno ZP. Diversa, qual è la soluzione di questo sistema? Dico questa cosa e poi ne parlo. Ci sono matrici invertibili in R, ma non. ZP. Esempio.
prendete per esempio questa matrice. E cosa facciamo? Facciamo Gauss-Jordan. Cosa devo fare? Devo sottrarre due volte la prima riga alla seconda. Meno 2, 1. Funzione inerte. Inerte ho trovato pivot non zero e quindi questa matrice è invertibile. Se io finisco riesco a completare l'eliminazione di Gauss. Se io rifacessi la stessa cosa in z2, z modulo 2, z2 è il campo dei pari dispari, mi interessa solo se pari dispari sostanzialmente, posso semplicemente fare la stessa cosa e vedete sulla diagonale stavolta ho un 1 e uno 0, perché dire 2 è come dire 0, quindi tutte 2. Okay. Domanda che mi aveva fatto il vostro collega era, ok, abbiamo calcolato l'inversa, allora, siamo partiti da un sistema lineare in z5. Siamo partiti da questo sistema lineare, matrice 2, meno 1, meno 1, 2, 1 e 3. Abbiamo calcolato l'inversa di questa matrice. Questo chiamiamolo A. Ok, non chiamiamoli, ma no, così è scritto male perché cioè, questo non l'ho scritto come matrice davvero. Soluzione di 2, 2, meno 1, meno 1, x uguale, cos'erano? C'erano un 1 e c'era un 3 nel termine noto, cosa devo fare? Devo prendere il termine noto e moltiplicarlo per l'inversa di a. Meno 1, meno 9 che fa 10, scusate, meno 1, meno 9 fa meno 10, che modulo 5 fa dire 0, e sotto è meno 3, meno 3 che fa meno 6, che modulo 5 come dire 4, okay. Meno 1, 4. Questa dovrebbe essere la soluzione di quel sistema. Okay. Termine noto, moltiplico per l'inversa. Chiaro? Sempre uguale, se non copiate tutto al volo, massimo domani dovrebbero comparire sulla mia home. Però. Ok.
cosa nuova è, la cosa nuova che facciamo è parlare di spazi vettoriali. Che guardare a tutti questi concetti di combinare righe, combinare colonne, vettori in un modo un pochino più astratto. Io vi ho definito, io inizialmente inizio di quello che abbiamo fatto e vi ho definito i vettori, come vettori sono dei numeri reali scritti uno sotto l'altro. E vi ho detto che con questi vettori ci possiamo fare due cose sostanzialmente, possiamo sommarli e possiamo moltiplicarli per numeri reali. Ora in generale si può dire che possiamo variare un po' questo punto di vista e dire che uno spazio vettoriale è un insieme di oggetti che potete sommare e vi viene un altro oggetto dell'insieme, o potete moltiplicare per un numero reale. In realtà non serve neanche che sia reale, vi posso dire uno spazio vettoriale su un campo K. Questo possiamo dire uno spazio vettoriale reale, se posso moltiplicare per un numero reale. Si mette questa K con una sbarretta doppia per indicare un campo generico, possiamo dire R, Q, numeri complessi se volete anche loro fanno un campo e interi modulo P. Sommare e moltiplicare. Per numeri appartenenti a K. E servono alcune proprietà di base che queste operazioni devono soddisfare. Sostanzialmente le normali proprietà dell'algebra che vi aspettate che valgano. Per esempio, se io sommo tre vettori, cioè più. Quando faccio una somma posso girare le parentesi come mi pare. Questo deve valere per ogni u di v doppio nel nostro spazio vettoriale, chiamiamolo v, ok? L'altra proprietà è che se voi prendete un vettore e lo moltiplicate prima per un numero e poi per un altro numero, questa cosa, cosa vi aspettate che sia uguale? Prima moltiplicare i due numeri e poi fare il prodotto. Dove i cd appartenenti al campo, c e d sono numeri e v deve essere un vettore. Un'altra che vi aspettate è questa, C numero, se moltiplicate un numero per somma di due vettori, U più V, vi aspettate che questo sia uguale. E
sì, questo è vero, perché il cioè, i numeri nel vostro campo, questo CD è uguale a DC, questi sono numeri, non sono matrici, quindi potete scambiare l'ordine. Poi un'altra cosa che questa non vi ho ancora detto ma è anche importante è che 0 per V deve fare un certo vettore particolare che chiamiamo 0 sottolineato. Okay. Vediamo la cosina, ci scriviamo così nel campo. In V c'è un vettore particolare. Guardate che adesso sto usando il termine vettore in modo generico, come dire elemento di uno spazio vettoriale. Tale che se prendete un vettore e lo moltiplicate per 0, viene sempre lui. Chi ha questo vettore per lo spazio vettoriale che abbiamo visto finora, quello dei numeri scritti in colonna? È il vettore con tutti i zeri. Okay. Esempi di spazi vettoriali. Uno è quello che si chiama RLN, che è quello con cui abbiamo lavorato finora, che sono vettori nel senso di numeri messi in colonna. Questo vettore di 4 numeri appartiene a R4 alto. E chi è il vettore 0? Quello che per moltiplicate per lui avete 0, è il vettore contenente tutti i zeri, ok? Niente sorprese. Però ci sono, e analogamente, se diciamo se avete, che so, per esempio Z5, numero 5, vettori di classi di resto modulo 5. In particolare notate che n può essere anche 1. Solo in colonna vuol dire anche i numeri reali sono cose che potete sommare tra loro e moltiplicare per un numero. Ah, un'altra cosa che a questo punto vale la pena di dire, cioè cosa potete fare in uno spazio vettoriale e cosa non potete fare invece. Cosa non potete fare, per esempio, moltiplicare due vettori, okay, in generale. E poi ci sono altri esempi più interessanti. C'è una, beh, un esempio poco interessante è questo. Spazio vettoriale più semplice che potete fare è quello fatto da un solo simbolo, che chiamate 0. No, solo 0. Cosa potete fare? Potete sommarlo, viene sempre 0, potete moltiplicarlo per un numero reale e viene sempre 0. Okay.
esempi più, un po' più interessanti sono per esempio i polinomi. Okay. Se voi prendete i polinomi, cosa sono i polinomi? Sono oggetti che potete moltiplicare per un numero reale. Potete dire per esempio 3.5 volte questo polinomio, è una cosa che ha perfettamente senso, e potete sommarli tra loro. Okay. Se queste cose sono valide, potete verificare che soddisfano quelle proprietà che vi ho detto sopra, e quindi sono uno spazio vettoriale. In realtà potete fare anche una cosa in più con i polinomi, potreste anche moltiplicarli tra di loro, però vi si dice che per adesso dimenticatevene. Se vi dimenticate del fatto che potete moltiplicarli, quelli che vi restano sono esattamente le operazioni che potete fare in questo modo. Variante anche polinomi di grado minore o uguale a n. Per esempio, di grado minore uguale a 2. Cosa vuol dire? Che sono cose del tipo a più bx più cx quadro. Ok, questa è la forma generica di un polinomio di grado 2. Cosa succede? Se io li sommo, mi viene un altro polinomio di grado minore uguale a 2. Se io li moltiplico per uno scalare, mi viene un altro polinomio di grado minore uguale a 2. Perché non va bene i polinomi di grado esattamente 2? Perché questi non sono uno spazio vettoriale? Per una cosa che vi ho citato all'inizio, molto di fretta, vi ho detto che se voi sommate due elementi di uno spazio vettoriale, vi deve venire un altro elemento sempre dello spazio vettoriale. Okay. Quindi cosa potrebbe succedere? Potrebbe succedere che se voi sommate due polinomi di grado 2, vi viene un polinomio di grado più basso. Okay. Esempio, che so, meno 1 più x quadro. Sommo questi due, cosa succede? I pezzi con l'x quadro semplificano e mi viene grado 2, grado 2 che possiamo fare. Un altro esempio. Per esempio, tutte le funzioni da R in R, tutte le funzioni che prendono un reale e restituiscono un numero reale. Perché? Perché se io ho f di x, o anzi, non chiamiamo f di x, no, sembra una funzione applicata a un numero. Un numero è, se ci fa qualcosa, posso costruire una nuova funzione che applica f, poi moltiplica per 2. Posso fare due volte f di x, ok? Per esempio, se la mia funzione è la funzione che prende un numero e ci fa, che so, x quadro più coseno di x, 3f, cos'è la funzione
domanda in 3x quadro più 3 coseno di x. Ok? Ci sono i vettori e la somma la fate esattamente nello stesso modo. Se avete questa f e un'altra g, per esempio, che so, la funzione che prende il numero x e lo manda in 1 se x è razionale, 0 se non lo è, giusto per scrivere una funzione abbastanza balorda, però anche questa è una funzione, no? Posso fare f più g, questa è un'altra funzione che prende numeri reali e restituisce i numeri reali. Un altro esempio di cose che potete moltiplicare per un numero reale e sommare sono le matrici. Di una certa dimensione fissata. Ok? Allora in realtà non serve neanche in R, anche in un campo generico. Ok. Se io vi fisso la dimensione, diciamo per esempio le matrici 2x3, questa cosa cosa potete fare? Potete moltiplicarla per un numero e vi fa, vuol dire moltiplicare tutti i numeri che sono dentro e potete sommarle. Chi è lo 0 di questo spazio vettoriale? Ogni spazio vettoriale contiene un vettore particolare che vi ho indicato con 0 sottolineato, che è la cosa che otteniamo se moltiplichiamo per 0 in pratica. Chi era lo 0 delle funzioni? Era la funzione che manda tutto in 0. Ok, quindi insomma, volendo potreste pensare fare le matrici 2x3 non è tanto diverso che non fare i vettori, no? Sono 6 numeri reali, invece di scriverli tutti in colonna, li scrivi in 3 colonne diverse, ma è esattamente la stessa cosa. Questa è l'idea che c'è sotto agli spazi vettoriali, che non importa tanto cosa sono, come sono messi i numeri, ma cosa ci potete fare. I vettori sono degli insiemi su cui potete fare certe cose. C'è un altro concetto, torna comodo, che è quello di sottospazi vettoriali. Cos'è un sottospazio vettoriale? È un po' come un sottoinsieme, okay? È un sottoinsieme di uno spazio vettoriale che è uno spazio vettoriale anche lì. Anche lui è uno spazio vettoriale. Per esempio, non so se voi prendete questo, per esempio, prendiamo i vettori in R3 che hanno l'ultima componente 0. Cos'è? Se voi avete in mente lo spazio x, y, z, questo è il piano, z uguale 0.
che spazio vettoriale sta questo sottospazio? È un sottoinsieme di cosa? Di arretrati, quello che ho chiamato arretrati. Vettori con tre componenti. Cosa dobbiamo verificare per vedere che è un sottospazio vettoriale? Che tutte le volte che... se voi guardate le proprietà che abbiamo definito sopra, quasi tutte sono vere automaticamente, ok? Se questo era vera, se questa proprietà era vera per tutti i vettori di R3, allora è vera anche per tutti i vettori di quel sottoinsieme, ok? Lo stesso per tutte le altre. Cosa mi resta da verificare? Mi resta da verificare che deve contenere lo 0, in particolare quello che vi ho detto sotto, che deve essere, come si dice, chiusa per somma e moltiplicazione. Che S, che a priori è solo un sottoinsieme di uno spazio vettoriale. Stia in S per ogni U V in S. Per ogni U numero, scusate, per ogni C numero, devo cercare che il prodotto per un numero resta nel sottospazio. E questa seconda proprietà, notate che automaticamente mi implica, questa è 1, questa è 2, implica che lo 0 sta in S. Ok, io voglio dire che se prendo un elemento del sottospazio e lo moltiplico per qualcosa, resta nel sottospazio, in particolare se lo moltiplico per 0, deve restare nel sottospazio. Quindi mi resta verificare due cose. Per verificare che lui sia un sottospazio di R3, devo verificare che sommando due vettori che hanno l'ultima componente 0, ottengo un vettore che ha l'ultima componente 0. Ok, è banale. Scusate, ho scritto malissimo. È un sottospazio vettoriale di R3, cosa devo verificare? Che se prendo due vettori con l'ultima componente 0 e li sommo, l'ultima componente resta 0. Esempi di... Ok, queste sono le due proprietà che devo verificare. Altri esempi un po' più significativi di sottospazi vettoriali sono: qualunque retta in R3 è un sottospazio vettoriale. Perché? Se voi prendete... Ma facciamola anche in R2, che tanto è la stessa cosa. Esempi.
2, per esempio. Cos'è una retta? Mettiamo degli assi. Rette, rette per l'origine. Rette passanti per l'origine. Devono contenere lo 0, se no non va bene. Cosa vuol dire? Sono tutti vettori che stanno su questa retta. 1, 2, anche nel verso opposto, e anche il vettore 0. Se voi prendete due vettori che hanno quella direzione, li sommate, restate su questa retta. Se voi prendete un vettore che sta su quella retta, lo moltiplicate per una costante, positiva o negativa, restate su quella retta. Due vanno bene. Piani in R3, anche loro vanno bene. Corrette. Perché questo sarà più o meno detto nelle prime lezioni senza davvero dimostrarvelo. Se voi prendete due vettori che stanno sullo stesso piano, allora somma resta ancora sullo stesso piano. Tutte quelle che avevamo chiamato combinazioni lineari, che vuol dire multiplo di un vettore e multiplo dell'altro, stanno tutte nello stesso piano. Okay. E non esempi. Esempi di cosa non è un sottospazio. Se io, per esempio, non prendo tutta la retta, ma prendo solo il pezzo positivo. Ok? No. Di una retta. Cos'è che sballa? Qual è la proprietà che non è più vera? Ho detto che ci sono da verificare due cose. Okay? Se io sommo due vettori di questo insieme, di questa retta, resto sempre nella stessa retta. E questo è vero, no? Sì. Io sommo un vettore che sta qui, un vettore un po' più lungo, che sta sempre lì, resto sempre sulla retta. Questa è vera. Uno vera. Va bene, diciamo che c'è anche lo zero. Falsa, perché cosa dovete fare? Io ho detto che se prendete un numero reale e moltiplicate, dovreste restare nel campo. Ora, diciamo per esempio che questo numero è, che so, 2 e 1, quindi insomma questa retta vuol dire la retta y uguale a mezzo x, per capirci. E se moltiplicate per un numero negativo, finite di là, ok? Solo un pezzo di una retta non va bene, la retta mi serve davvero tutta. Per lo stesso motivo, se voi prendete, che so, solo il primo quadrante, non va bene. Però potreste pensare, per esempio, che se prendete, se prendo il primo e il quarto quadrante, magari va bene, perché se prendo un vettore che sta qui e lo ribalto, lo moltiplico per un numero negativo, ottengo un vettore che sta nel quarto quadrante. E anche questo non va bene. Mi viene in mente un esempio. Un controesempio per far vedere come questa proprietà non vale.
direi che se voi sommate un vettore qui e un vettore qui, riuscite a ottenere anche dei vettori che stanno da qualche altra parte. Per esempio, che so, 3, 4 più meno 4, meno 3, vedete, uno sta nel primo quadrante, l'altro sta nel secondo, però se fate la somma viene una cosa che ha una componente negativa e una componente positiva, e quindi non va bene. Perché una negativa e una positiva vuol dire che sta altro non esempio, per esempio, sono due rette. Ok, questa è una cosa importante. In generale, se voi avete due spazi vettoriali, due sottospazi vettoriali, ognuna di queste rette è un sottospazio vettoriale, però se fate l'unione, viene una cosa che non è più un sottospazio vettoriale. Di solito, almeno. Perché in generale? Perché se voi prendete un vettore che sta qui e un vettore che sta qui, fate la somma e non vi salta più su quella, su quella retta, e non è più su quella retta. E in generale, se voi avete due cioè, se voi avete alcuni vettori, diamola così, contiene due vettori, diciamo U e V, deve contenere cosa? Deve contenere tutte le loro combinazioni lineari. Ricordate cosa avevamo chiamato combinazioni lineari? Voleva dire cose di questo tipo, costante per U più altra costante per V. Okay. Altro esempio di cosa che è davvero uno spazio vettoriale, io vi do un po' di vettori, diciamo 3, dati tre vettori, chiamiamo di U, V e W, uno spazio vettoriale è l'insieme di tutte le loro combinazioni lineari. Cosa vuol dire combinazioni lineari di tre vettori? C per U più D per V più E per W. Con C, D e numeri, cose nel campo in cui stiamo lavorando. Questo è un sottospazio vettoriale. Perché? Beh, innanzitutto questa cosa contiene lo 0, giusto? Come lo generiamo? 0 per U più 0 per V più 0 per W. Questa era una prima.
magari una verifica base, però non ci serve davvero farla, perché come vi dicevo è inglobata in quello dopo. Cosa succede? Devo verificare quelle due proprietà. E se io ho due diverse combinazioni lineari, possiamo scrivere così, le prime costanti le chiamiamo C1 di 1 e 1, questa è una generica combinazione lineare C di U, io ne sommo un'altra, e questa cosa fa? Guarda. C1 più C2 per U. Ho solo rigirato le parentesi, che era una cosa che vi ho detto si può sempre fare. L'altra proprietà che dobbiamo verificare è che se prendiamo un generico elemento di questo spazio vettoriale e lo moltiplichiamo per un numero, chiamiamolo a volte, a piccolo volte questo, questa cosa deve essere, anche lei, deve essere possibile scriverla come combinazione lineare di punti di sviluppo. Combinazione lineare con tre coefficienti 1, la moltiplico per 3 e mi viene 3u più 3v più 3w. Questo è sempre vero. C'è spazio vettoriale, dati un po' di vettori, adesso non so quanti sono in anticipo, quindi uso una notazione diversa, v1, v2, questi devono stare tutti nello stesso spazio vettoriale, diciamo, tutti nel loro, cioè non posso prendere un vettore lungo 2 e un vettore lungo 5, no? Non ci posso fare combinazioni, è un sottospazio di 2 e si chiama span di tutti questi vettori. Una vuota. Esempio. Lo span di 100 e 010 cos'è? È il solito spazio di prima, sono tutti i vettori con la terza componente uguale a 0. Non è detto che devo metterci solo quei due, lo span di di questi quattro vettori, chi è sempre lui, perché cioè, effettivamente vi bastano questi due, già solo con questi due riuscite a fare tutti i vettori del piano, questi due sono sulla destra.
esercizio, questo vi lascio da fare. Verifica che le matrici triangolari superiori. Che cos'è? ABC 0. Ma 2 per 2 di R. Lasciamo qua.